Buonasera, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, l'approfondimento del martedì sera dedicato ai colori biancorossi. Questa è una puntata ovviamente particolare perché è una puntata di vigilia di un turno di campionato, quello di domani, che vedrà il Teramo impegnato alle 14.30 al Nereo Rocco di Trieste contro la Triestina di Giuseppe Sannino. E dunque in una settimana in cui gli impegni si succedono, ovviamente noi siamo su quella che è l'immediata, su quella che è la cronaca diretta di queste ultime ore, con la conferenza stampa questa mattina di Asta dopo la seduta di rifinitura e ovviamente con uno sguardo alla partita di domani pomeriggio in terra friulana. Teramo che è partito questa mattina proprio dopo la seduta di rifinitura. Teramo che è reduce dal pareggio 0-0 contro il Sud Tirolo, un pareggio non esaltante dal punto di vista dello spettacolo, peraltro col Sud Tirolo insomma è un avversario a cui il Teramo non solo non riesce a fare, ma non riesce neanche a prendere gol, perché sono due anni che fa 0-0 contro il Sud Tirolo. Però è un risultato che proietta la squadra di Asta a quota 13 punti in classifica, ma la notizia è, eccola qua, la classifica, la notizia è l'esclusione, ora adesso ufficiale, del Modena da questo raggruppamento e dunque Girone B che torna a squadre pari. I tre punti che le squadre che avevano giocato o non avevano giocato di fatto con il Modena vengono resettati. Dunque anche il punto che il Sud Tirolo aveva preso coi Canarini, e dunque il Teramo, pur senza battere il Sud Tirolo, lo aggancia in classifica a quota 13. In testa ci sono Renate e Pordenone, la Triestina è a quota 17 insieme a San Benedettese, Mestre e Feralpi Salò. Ne parleremo questa sera andando un po' ad analizzare nel dettaglio la conferenza stampa di questa mattina di Antonino Asta, provando a capire quale sarà lo schieramento di domani pomeriggio. Saluto gli ospiti, lo ritrovo con piacere, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Buonasera, salve a tutti. Ania Cantagalli, ciao Ania. Buonasera. E Andrea Costantini. Ciao Andrea. Buonasera a tutti. Puntata giornalistica, questa ovviamente non ci sono tesserati della squadra, ma è normale che sia così perché insomma sono già in Friuli. Questa mattina, come detto, la conferenza stampa di presentazione, ma per un attimo torniamo sulla gara di domenica. Intanto vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060. Francesco, una gara, abbiamo detto, non esaltante dal punto di vista dello spettacolo. Il Teramo non ha rischiato, però non ha rischiato di prenderle, forse solo una volta, ma non ha rischiato neanche di vincerla la partita. È una di quelle gare nelle quali bisogna prendere il risultato finale per buono. È diventato ancora migliore questo pareggio con l'esclusione definitiva ieri del Modena dal campionato, con il Teramo che, pur pareggiando in casa, ha guadagnato un punto sul Sant'Arcangelo, perché ci sarà un solo play-out, ma ormai lo sanno tutti, tra l'ultima e la penultima del campionato, quindi tra Fano e Sant'Arcangelo oggi, e il Teramo oggi ha 7 punti sulla penultima, ne aveva 6. Quella di con il Sud Tirol di domenica è stata una brutta partita, c'è poco da dire, non credo che ci sia tanto altro da aggiungere. La buona volontà, l'impegno, la corsa, tutti gli aspetti positivi di questo Teramo, però è stata una bruttissima partita, perché il Teramo, se escludiamo quella girata sul finale di gara di Foggia, non ha avuto, e questa sì, forse questa l'occasione più eclatante, grosse palle gol, e loro hanno pure
preso una traversa. Comunque, ripeto, è andata bene, è andata ancora meglio il giorno dopo questo pareggio. Sì. Ania, vengo da te non tanto per chiederti la partita, perché te l'abbiamo già chiesto domenica sera, ci hai raccontato insomma che non ci si è divertiti di fatto al Bonolis, ma per chiederti anche di quelle che sono le prospettive di questo campionato in virtù dell'esclusione del Modena. Francesco ha appena detto insomma che la tendenza dovrebbe essere innanzitutto quasi certamente si risorteggerà il calendario del girone di ritorno e che ci sarà probabilmente un solo play-out tra l'ultima e la penultima e andrà giù ovviamente la perdente. Perché c'era anche un'altra ipotesi. C'era l'ipotesi di lasciare i play-out così come sono in questo momento, ovvero, anzi, prima dell'esclusione del Modena, ovvero le ultime quattro ai play-out, però nelle ultime ore anche dal presidente Gravina sembra che l'intenzione, che poi comunque deve essere ratificata dal Consiglio federale, sia quella di andare verso un solo play-out tra penultima e terzultima, includendo ancora il Modena in questa ipotetica classifica, ma dandolo per escluso. E quindi ad oggi perdente sarebbe Fano Sant'Arcangelo, esatto, il play-out. E la perdente poi retrocederebbe in Serie D. Questa al momento è la tendenza, diciamo. Io ieri sera ho parlato anche con il vice segretario della Lega Pro, Paolucci, che mi ha confermato questa ipotesi preponderante rispetto appunto all'altra. È chiaro che però per essere ufficiale deve essere appunto ratificata dal Consiglio federale, perché è una modifica di un regolamento che necessita appunto della federazione. Cosa cambia? Per il Teramo potrebbe cambiare e non cambiare, perché comunque al momento ci sono 7 punti di vantaggio sulla zona play-out e non sono pochi. Se continua la politica dei piccoli passi di asta, che fino a questo momento comunque sta producendo risultati, anche se nelle ultime tre gare le prestazioni non sono state granché, si può dire che il Teramo insomma già un bel passetto verso la salvezza lo ha compiuto con l'esclusione del Modena. Certo. È chiaro che da qui ad addormentarsi fino alla fine del campionato, certo, sarebbe deleterio, assolutamente controproducente per l'obiettivo primario della stagione. Andrea, ci vuole una sana dose di realismo quando si affronta un campionato, te lo chiedo utilizzando proprio questo termine perché sarà proprio la prima tranche di asta che stiamo per ascoltare. Bisogna a questo punto, se rivediamo la classifica, cominciare a fare dei calcoli, anche se siamo molto lontani dal traguardo, però insomma certe cose bisogna pur iniziare a pensarci. Come diceva bene Ania, in questo momento il Teramo ha più 7 da questo eventuale play-out, che ripetiamo essere comunque sempre eventuale, molto più vicina alla zona play-off che alla zona del play-out. Sì, io sposo in pieno, sapete, sono un tipo piuttosto pragmatico, quindi il realismo lo sposo in pieno. È una classifica che sicuramente sorride per quelli che sono gli obiettivi e per quelle che sono le posizioni e i punti di distacco rispettivamente dalla zona play-out alla zona play-off. Peraltro riflettevo che immaginando un campionato che non è più a 20 squadre, ma che inizialmente doveva essere a 20 squadre, se si fossero fatti i play-off i play-out con le ultime 4 posizioni, ora dopo l'esclusione del Modena, immaginando in realtà il campionato a 20 squadre, si sarebbe toccata anche la sest'ultima squadra. Sì. E non solo la quintultima, quindi sarebbe stata una sorta di ingiustizia. Poi è chiaro che il campionato era a 19 e ora è finito a 18. Però se noi torniamo a quello che doveva essere il format originario, addirittura una squadra un po' più su, che certo, sarebbe salva, sarebbe stata toccata. Quindi mi sembra anche logico che si restringa il raggio d'azione alla penultima e all'ultima, dando appunto l'esclusione del Modena. Quindi questa è una buona notizia per il Teramo e la speranza, non solo il capitano del Teramo, ma la speranza è che con il passare delle giornate il Teramo si scrolli di dosso questo fatto di svolgere il compitino per bene, fare la politica dei piccoli passi, e si riesca a dare qualcosa in più. E penso che lo stesso Asta voglia questo, perché poi oltre che portare in porto la salvezza, che è la cosa più importante,
lui voglia lasciare, visto che ha un contratto annuale, voglia lasciare anche il palato buono alla proprietà e al pubblico. Poi c'è entrare l'obiettivo, poi c'è anche modo e modo di salvarlo. Lo scorso anno, ad esempio, Ugo Lotti ha fatto un miracolo per come si erano messe le cose, però il suo modo di proporre calcio, che era molto funzionale alla scorsa stagione, a quella salvezza, a quel salvataggio, mi verrebbe da dire, rende un po' più che ti è rimasto l'idea negli occhi. Però evidentemente negli occhi dei tifosi, della proprietà, non è rimasto un allenatore che proponeva un certo tipo di calcio. Io sono convinto che Asta con la sua squadra potrà proporre di meglio, anche se questa squadra ha dei limiti. Lui ha parlato prima del Sud Tirol di un fatto: il Sud Tirol gioca bene perché è più libero mentalmente anche di noi, quindi rischiano le giocate ed escono cose diciamo più belle e anche più efficaci. Possono rischiare. Ora il Sud Tirol ha gli stessi punti del Teramo, non che prima ci fossero tutti questi punti di differenza, però ora gli stessi punti del Teramo. Io spero che il Teramo possa avere, però adesso il Teramo non gioca più con il Tirol, acquisire questa maggiore naturalezza, questa voglia di rischiare un po' di più le giocate, e chiudo, dovrà avere la collaborazione di quei giocatori che in questo momento sono fin troppo mancati, che sono gli elementi che più devono fare la differenza: Giacomo Rutulli e Antonio Bacio Terracino, perché se questi due elementi non si accendono, hai voglia a dire di voler proporre un bel calcio, ci si riesce a metà. Sull'involuzione di gioco, Francesco, perché poi dobbiamo andare ad ascoltare. Sì, la velocemente mi aggancio a un messaggio e a quello che diceva Andrea, tutto giusto, però visto e considerato che questa squadra costruisce poco e male in fase offensiva, è riferito alla costruzione del gioco, male alle la fase conclusiva delle azioni offensive, perché non è che tanti palloni vanno nello specchio della porta avversaria. Credo che forse convenga ancora per un pochettino di tempo continuare, ecco perché dico, mi aggancio anche al messaggio che diceva, con questi cinque difensori e con tutto il resto. Credo che tutto sommato, se questa squadra continua sul piano tattico a giocare così come sta giocando, forse è meglio, perché visto e considerato che riesce, che ha grossa difficoltà a fare gol, magari non ne prendi e si torna alla politica dei piccoli passi, che non potrà accompagnarti fino alla fine del campionato. Però attualmente questa è la squadra e questi sono i giocatori, e da settembre, da agosto, che diciamo si accenderanno Bacio Terracino e Tulli, ma Bacio Terracino non si accende, Tulli nemmeno, gioca Barbuti, entra Foggia, va meglio Foggia, la partita dopo gioca Foggia, entra Barbuti ed è meglio Barbuti, sì. Credo che... È anche abbastanza un rebus alcune volte. Diventa difficile trovare la cosiddetta quadratura del cerchio, visto e considerato che poi in fase difensiva, bene o male, riusciamo a reggere, forse è meglio per adesso continuare così. Certo, se qualche cosina in più da parte di Asta, da parte dei giocatori, riuscissimo a vedere, magari anche per sbaglio, oltre che per bravura, forse qualche partita la vinciamo. Certo, fatemi rispondere rapidamente ai due messaggi. Su Pietrantonio, domenica, quando si è fatto male Varas, Asta ha spiegato: abbiamo inserito Altobelli proprio per arrivare al punto da tenere la partita in equilibrio e poi nella parte finale giocare col 3-4-3, mettere un attaccante in più e provare a vincerla. Per quanto riguarda i giocatori del Modena, l'amico da casa voleva Momente. I giocatori del Modena è chiaro che vanno verso la rescissione contrattuale, quindi saranno liberi sul mercato, saranno svincolati. Ma domenica non doveva giocare Milillo? Una curiosità, Andrea e Jacopo, che squadra abruzzesi tifate? Nessuna, grazie e complimenti 1913. A me, per quanto mi riguarda, nel senso che nessuna e tutte, non c'è una squadra abruzzese che si può tifare facendo questo mestiere, caro amico. Purtroppo è così, noi dobbiamo seguire professionalmente. Poi, esatto, se vincono ci fa più se piacere. Se vincono è chiaro che ci fa piacere, non è che tifiamo più seguito, più tutto. Io aggiungerei che il Teramo, tifare o no per il Teramo, non c'è concorrenza, ossia, sai, in Serie D
Può essere, no. Dici, però in generale bravo, ci vuole Pineto, allora quelli di Avezzano simpatizzate per il Pineto. Olà, il Teramo sta da solo in Serie C, quindi non si per le squadre abruzzesi, quindi si tifa per tutti, ma comunque, come se non si tifasse per nessuno e non si aggiunge nulla né a Teramo né alle altre. Assolutamente. Ci ascoltiamo la prima parte. Poi è ovvio che io tifo Teramo, ci mancherebbe altro. Tu sei un caso a parte. Il mio ruolo è diverso. Ci mancherebbe. L'importante è poi raccontare bene quello che uno vede. Certo. Ci ascoltiamo il primo pezzo della conferenza stampa di Asta, che parla proprio del realismo e della qualità di gioco mostrata negli ultimi tempi dal Teramo. Lo ascoltiamo. Io sono sempre realista, mi conoscete. Dire che abbiamo fatto una grande gara, no. Però se non facciamo una grande gara e perdavamo, cos'è meglio? Per una squadra che si deve salvare, quindi ottimo a dir poco. Purtroppo qui l'ottimo non basta, io ho capito questo, purtroppo bisogna andare avanti. L'anno scorso con un punto, un pareggio in più o meno, questa squadra poteva non fare i play-out, invece ha fatto i play-out rischiando di uscire, quel punto che poteva valere di più. Io il punto me lo tengo sempre stretto, la prestazione no, lo ammetto, ma sono realista, è quello, un'involuzione di calcio prima più spettacolare, ora meno. Non è cosa che riguardano me, io guardo la squadra che ho, i giocatori che ho, punto. Sono strafelice. Quello che riusciremo a fare ad ogni domenica, sono realista io. È il massimo che faremo. I giocatori sono stati applauditi da tutti i tifosi perché hanno dato l'anima. Hanno dato l'anima. Io voglio questo, i giocatori lo sanno. Voglio tanti gol. Ma chi non vuole tanti gol? C'ho Cristiano Ronaldo, c'ho quello. C'ho realisti. Guardate, sono strafelici. Allora, se entriamo nei particolari, noi quando abbiamo vinto non abbiamo giocato benissimo. Entriamo nei particolari, col Padova meritavamo di vincere a livello tecnico di prestazione? Noi meritavamo di vincere altre partite. E io da allenatore nella mia squadra non abbiamo vinto, ma abbiamo giocato meglio. Quindi giocare bene e giocare male, da cosa dipende? Ve lo faccio io la domanda. Da cosa dipende? Da tanti fattori. È come se equilibrio, perché qui se vinci hai giocato bene e hai vinto. Hai pareggiato, hai giocato male e anche non hai vinto. Capisci? È sottile la situazione. Io quando abbiamo vinto col Padova, vi ricordate? Bene, perché abbiamo battuto una grande squadra, ma le prestazioni maggiori le abbiamo fatte contro altre partite pur non vincendo. Si parla tanto, però ci si dimentica in fretta di determinate cose. Siamo una squadra... un 2000 ha giocato, un quarto d'ora, non un minuto. Un 2000 ha giocato, un 2,97, 2,95. Questo è un dato anche di fatto che all'inizio è tutto bello, come il presidente aveva detto all'inizio, ci dobbiamo salvare. Ha detto le sue parole, ma non perché... Però io voglio arrivare primo, lui può dire giustamente. Però io devo essere un po' realista nelle cose, ma non è... E non perdere veramente la logica, a mio avviso, è questo. Perché c'erano momenti no, perché se non pareggi e perdi, allora diventa ancora molto più triste. È logico che poi anche devi cercare di vincere un po' di più. Questa è la prima parte di Antonino Asta. Una cosa giusta l'ha detta, direi molto giusta. L'anno scorso questa squadra avesse pareggiato una volta in più, avrebbe evitato il play-out. Francesco, tu mi guardi un po' torvo, però io ti riporto quello che ha detto, che effettivamente la matematica poi non è un'opinione. È un discorso che puoi fare quando è finita la favola, ossia è finito il campionato, lo analizzi. È in corso di campionato, un punto in più, un punto di meno, è ovvio che ti può dare la salvezza, ma non lo sai senza fare i play-out. Cioè, quindi è un quest'anno uno è un potrebbe paragone. Dire magari avessimo vinto una partita, ma io piuttosto do, che pareggiare. Io do tutte le, come posso dire, uno può benissimo sposare tutto quello che abbiamo sentito dire da Asta, lo rispetto per quello che è il passato da grande giocatore, per la professionalità che dimostra, io posso giudicare solo quella da quando sta qui a Teramo, anche se arrivavano segnali di serio professionista da altre città, però non mi può venire a dire con il Padova non abbiamo giocato bene, con il Padova sono il primo, lo dissi subito, che tutto sommato se io fossi stato dalla parte del Padova avrei recriminato 100 volte su quella sconfitta, perché forse il pareggio sarebbe stato più giusto, però la prestazione
si parla di prestazione e per prestazione non si parla solo di giocate, perché se ci vogliamo mettere a parlare e a disquisire sugli schemi e su tutto il resto, sì, sì. Non è questo il posto, no. Lo vado a trovare, gli porto 7 schemi, dico me ne fai uno che non ne facciamo mai. Però questo è un discorso. Allora, con il Padova il Teramo diede una grossa prova di solidità, di impegno, di determinazione, di tutte le qualità che servono perché una squadra vada avanti. 7 giorni dopo, a Sant'Arcangelo, come singoli e come tutti prestazione ci hanno detto che di squadra, abbiamo, non gli... molti ci hanno detto che, noi, che non era vero. Che a Sant'Arcangelo avevamo reso molto, ma molto di meno della partita col Padova. Ho capito, io pure posso dire che ne so, che non mi viene a fare un barolo, che oggi è mercoledì, e io a casa mi dice, qualcuno dice, ah, quello è che è mercoledì, forse è vero, un altro dirà no, quello è deficiente, dorme, com'è mercoledì, mercoledì è domani. Uno può dire tutte le fessine di questo mondo, di fronte a determinate realtà, è vero che non c'è controprova nel calcio, ma non mi venite a dire che la prestazione di Sant'Arcangelo è stata uguale a quella con il Padova, perché se il Teramo avesse quella dato, con l'Albino Leff, bravo, se il Teramo fosse stato capace di dare prove, almeno altre 2-3 prestazioni come quelle con il Padova, ricordando poi che giocavi contro il Padova, sì, non contro il Sud Tirol o contro lo stesso Sant'Arcangelo, oggi magari avrebbe 3-4 punti di più. E nessuno, vorrei dire Asta, dimentica che questa squadra è stata costruita nella speranza di salvarsi. Nessuno dimentica nulla, però voler giustificare per forza dopo una partita come quella con il Sud Tirol e dire, io pure all'inizio di questa trasmissione non sapevo nemmeno quello che oggi aveva detto Asta, è un punto d'oro, diventato ancora più luminoso, sì, alla luce dell'esplosione del Modena e del punto che ha guadagnato su Sant'Arcangelo. Però poi, fatta questa premessa, fatta questa analisi, punto, si analizza tutto il resto, anche perché parliamo di uno che sa come si gioca a calcio. Caro Asta, cioè, perché hai giocato a livello e sai che significa giocare, ha allenato piazze importanti, quindi sa che significa giocare. Mo se mi vuoi vendere lucciole per l'andenne, e va bene, io ti dico che va bene tutto. Ania, su questa questione, poi in realtà durante la conferenza stampa che è durata un po', effettivamente il tecnico del Teramo ha detto, io le mie squadre sono sempre state offensive, cioè non pensiate che questo sia propriamente la mia impronta, però è come se avesse voluto far capire che questa squadra deve avere un processo di crescita che poi porterà evidentemente ad un tipo di gioco più propositivo, tant'è vero che ha parlato di mantenere la difesa a 3, però magari fare un 3-4-1-2, rendere più offensivo il 3-5-2 attuale. E diciamo che quello che è successo fino adesso lo conferma, perché Asta aveva iniziato il ritiro pensando un 4-3-3 per il Teramo, sì. Poi vedendo che qualcosina in difesa non quadrava, ha scelto di passare al 3-5-2, di coprirsi un po' di più. Secondo me i due discorsi, quello dell'allenatore e anche quello dei tifosi che vedo che dicono che partite come quella contro il Sud Tirol tolga un po' la voglia di andare allo stadio, soprattutto il primo tempo effettivamente è stato così. I due pensieri possono andare bene uguale, cioè io capisco Asta che dice un punto va bene perché dobbiamo salvarci, perché la squadra è stata costruita con poche risorse, perché l'anno scorso è stata un'annata particolare per il Teramo e tante altre considerazioni. È vero anche però l'altra parte, ovvero quello che pensano i tifosi, quello che pensa anche altri addetti ai lavori. L'involuzione nelle ultime 3 gare indubbiamente c'è stata, da Sant'Arcangelo, Albino Leff e anche contro il Sud Tirol qualcosina è venuto a mancare, perché se prima annotavamo che il Teramo costruiva tante occasioni ma non concretizzava, adesso parliamo di un Teramo che non crea e quindi di conseguenza non riesce neanche a concretizzare. Qualcosina è cambiato, ci sono degli equilibri ancora da ritrovare nel 3-5-2, sì. È chiaro che per quel che mi riguarda, ma io poi non capisco nulla, quando ho visto entrare Altobelli sinceramente mi aspettavo in casa un Pietrantonio, perché l'unica arma veramente a disposizione credo del Teramo rispetto alle altre squadre è che se ne dica comunque un campo sintetico su cui le altre squadre o non si allenano o non hanno a disposizione appunto lo stesso terreno per allenarsi, per giocare e quant'altro. Di conseguenza quel terreno
può essere che la squadra conosce bene soprattutto determinati elementi, può essere comunque anche per grandezza un'arma a disposizione del Teramo, ma va sfruttato. Certo. Non si sfrutta in casa determinate pedine, mi viene da pensare dove, perché è chiaro che in questo momento qualcosina in avanti, come diceva prima Andrea, manchi ancora. Scusate, intanto c'è anche Silvano che salutiamo. Gravina dice che forse rifaranno il calendario, vero? Sì, molto probabile. Intanto ne approfittiamo per farvi vedere anche la nostra diretta Facebook. In questo momento siete in 7, dobbiamo volevo solo velocemente, dobbiamo correre. Ricordatevi gentilmente di questa trasmissione, mettete da parte i messaggi che stanno arrivando, perché quando poi qualcuno da qui a X tempo, che può essere X tempo, comincerà a dire che i giornalisti criticano, che voi qua, che voi su, che voi giù, dopo gli facciamo rivedere questi messaggi dei tifosi, che sono molto, ma molto più critici e pesanti di quello che stiamo dicendo noi. Certo. Pubblicità. Non c'è la pubblicità, no, dobbiamo, la pubblicità. Assolutamente, tra un po' c'è la pubblicità. Quindi Andrea, abbiamo capito che comunque, Assa ha detto, io sono strafelice del pareggio di domenica, giusto? Sant'Anna, ma... ok. Ma tutti lo siamo. Ok, allora, scusa. Aspetta. Lui il giorno prima ha detto, noi non dobbiamo perdere. Ok, perfetto, ti faccio vedere perché era amareggiato invece stamattina. Ascoltiamo. Sono amareggiato, ma non per colpa mia. Per colpa di? Ma che non riusciamo a vincere. Non riusciamo a vincere, quindi dispiace. Vorrei cercare di vincere tutte le partite. Forse arrivo primo e ci si dimentica in fretta qual era l'obiettivo prima, ma non l'obiettivo perché è un obiettivo detto così per tante situazioni che sappiamo che sapete, quindi io sono realista, felice, la squadra danno tutto, alcune volte puoi giocare bene, alle volte male, ma questo vale per tutti, ma la squadra che ho quest'anno in particolar modo, quello che stiamo facendo è straordinario, però sono realista nel dire che non abbiamo giocato bene, assolutamente, che a Bergamo non abbiamo giocato bene, assolutamente, Sant'Arcangelo idem. Arriviamo da 2-3 partite non giocando in una certa maniera, quindi questo è reale, vero. Oh, quindi insomma un po' di amarezza c'è per il fatto che questo... Oh, ha detto le stesse cose che stiamo dicendo noi. Oh, ecco, forse... perfetto, ecco perché volevo... Maurizio in regia conserva in modo... Certosino. Bravo, questa trasmissione, perché poi la rimandiamo in onda. Diciamo, quindi sì, insomma un po' di amarezza ci sta. Forse la sensazione è che non riesca ad esprimere tutto il potenziale forse che vede nella squadra. Allora, io scindo le considerazioni. Quello che è successo a Sant'Arcangelo con le sue dichiarazioni e che è successo oggi ci fa capire che lui probabilmente a livello comunicativo sbaglia qualcosa, intendo Asta. A volte mi sembra un po' troppo su di giri. Se il campionato è in linea con quelle che sono le aspettative della proprietà e anche più o meno sue, non c'è modo di, diciamo così, di andare su di giri, di dire una cosa e poi quasi il contrario 2, 3 o 5 minuti dopo. È successo a Sant'Arcangelo quando prima ha replicato la domanda di Renzetti dicendo, beh, però voi dimenticate che ci dobbiamo salvare, poi però ha detto sì, effettivamente rispetto a Padova abbiamo giocato peggio, c'è stata un'involuzione. Anche oggi, si è un po' contraddetto in due passaggi distinti della stessa conferenza stampa. Perché, ecco, io per questo che quella sera all'Abruzzo del Pallone dissi, è inutile che il mister ricorda che il Teramo si deve salvare, noi lo sappiamo benissimo. Quindi non ci deve essere sempre ripetuto questo. Quindi lui, a mio avviso, un pochino su di giri nel corso di dichiarazioni. E pensate che Campitelli quest'anno non è il Campitelli degli altri anni che mette grande pressione. Domanda: se ci fosse il Campitelli che mette pressione, come reagirebbe il mister? Solamente per il fatto che qualcuno gli fa notare che questa squadra nelle ultime gare ha avuto dei passi indietro. Ma anche rispetto... perché tutti stanno apprezzando il lavoro. No, fammi finire e vengo al discorso tecnico. Evidentemente, come ho detto in precedenza, ci sono dei giocatori che non stanno rendendo. Allora lui dice, se io non posso far male offensivamente con quelle poche armi tecniche che ho, allora vale la pena proteggermi. E andare avanti con i piccoli passi. Dico di più, e qui provoco, questa squadra, se Bacio Terracino e Tulli non svoltano, vale la squadra dello scorso anno, che è costata molto di più, ma poi
ha dimostrato una povertà di contenuti tecnici che ha fatto spavento. Quindi, cosa diverge rispetto allo scorso anno? Che questa squadra però ha gli attributi, è sì, una squadra che lotta, che ha ben presente quello che è l'obiettivo e che in campo, quando prende la sberla, e spesso capita che la prende prima di darla, poi sa reagire. Quindi questo è un aspetto fondamentale, certo, cioè una squadra che si sa coprire, che sa reagire, che sa lottare e che porta avanti la politica dei piccoli passi. Però se questo signore qui sulla sinistra, Bacio Terracino e Tulli, non svoltano e quindi non danno quel valore aggiunto al gioco che vorrebbe proporre Asta, Asta probabilmente si trova costretto a proporre quello che ha proposto finora, cioè una squadra che lotta, che muove la classifica, però se vogliamo vedere qualcosa di raffinato probabilmente bisogna aspettare, o forse bisogna aspettare l'anno prossimo, non le partite di quest'anno. Io mentre la vedo diversamente da questo telespettatore, secondo me mentre Asta, io non sono d'accordo con alcuni aspetti del lavoro di Asta, ma questo lascio il tempo che trovo, mentre secondo me lui sta valorizzando al meglio a oggi, perché il telespettatore ci chiede, dice, svalorizzando, sta svalorizzando. Secondo me Andre sta valorizzando il valore della squadra e sta cercando di far dare al singolo giocatore il rendimento migliore, che poi deve essere un rendimento che messo insieme negli 11 dà qualcosa di positivo. Ma ripeto, nessuno, almeno a me non risulta che ci siano state critiche aperte ad Asta, e tutti mi sembra, lo vediamo a fine partita, con gli applausi, con i consensi, tutti hanno accolto più che positivamente i risultati ottenuti. Poi mi sembra che sia pure lecito, normale, umano e come volete, che dopo magari una partita come quella che ho sentito loro, qualcuno stia un dandinello ingazzato, o no? Io qualche volta penso che secondo me non riesco più a farmi capire. Che ha fatto? Non lo voglio sapere. Ci chiedono come si fa a non aver paura di perdere con un Barbuto in attacco esageratamente lento. Guidone Buchwald, grande difensore della Germania, che vinse il campionato del mondo 1990. Con la CLH, però. Era un missile, i portieri sono due anni che vanno per strati. Calore è un altro che sta avendo un buon rendimento. Io poi tra l'altro certe volte parlo di... Parli di? Sì, di giocatori che magari possono anche non entusiasmare, ma che non vanno criticati proprio per quello che stanno dando. Perché l'anno scorso la maggior parte dei giocatori ha reso molto ma molto al di sotto del valore. Stessa cosa due anni fa. Roberto che ci scrive ha molto ragione. Ha molto ragione, se mi permetti, Francesco, ti interrompo un attimo. Roberto, molto ragione. Ma c'è una motivazione per il quale il Teramo gioca meglio con le squadre. Che la squadra. Esatto, sono caratteristiche differenti. Il Padova viene a Teramo a proporre gioco, anche se gioca fuori casa. Il Sud Tirol non ti puoi aspettare che venga a proporre gioco a casa tua. Magari cerca di non prenderle, perché più o meno i valori si compensano. Anya, dico bene? Assolutamente sì. Direi proprio di sì, credo che sia la considerazione più giusta. Comunque mi riallaccio al fatto di quello che diceva Francesco, nessuno ha criticato Asta fino a questo momento, anzi tutt'altro, tutti apprezziamo la politica dei piccoli passi, perché abbiamo negli occhi ancora la stagione passata del Teramo e penso che ce l'abbiano anche i tifosi stessi del Teramo. Però è chiaro che, pensando anche a un ipotetico futuro, quando il girone di ritorno sarà un girone dai lunghi coltelli, magari forse adesso di meno con l'esclusione del Modena, ma le squadre saranno tutte molto più determinate, magari a gennaio avranno anche più disponibilità economiche del Teramo per rifare qualche movimento di mercato, sarà tutto un altro campionato, spesso si dice, e quindi di conseguenza... Poi si verifica... Sempre, non quasi, sempre. Sì, è chiaro che poi di conseguenza in casa qualcosina in più devi provare a proporlo, ecco. Poi non sempre riesce, però qualcosina devi provare a proporlo. Non a caso poi ho chiesto se il mister aveva intenzione, anche un po' pur parlé, di tornare un giorno al 4-3-3 oppure di proporre un 3-5-2 più offensivo. E quando avrà sicuramente maggiori risposte, perché Asta, essendo comunque un allenatore che è sempre piaciuto la fase offensiva, evidentemente in questo momento non ha certezze.
di conseguenza sta aspettando per inserire dei movimenti un po' più offensivi, dei giocatori un po' più offensivi, quando vedrà che la quadratura del cerchio sarà perfettamente. Assolutamente. Vuoi vedere come nasce la critica? Giustissimo quello che dici tu, giustissimo che vediamo giocatori che non rendono, che non si fa gol e tutto il resto, ma ci vuoi provare? Se mi dite quali sono tutti questi palloni dati, tutte queste giocate che hanno messo in condizione una volta Barbuti, una volta Foggia, una volta Tulli, una volta di andare a segno. Poi ti faccio vedere la formazione probabile di domani. Mai in area. Non facciamo, perché allora se vogliamo parlare veramente che si deve criticare, critichiamo, inutile che il telespettatore scrive che capisco solo di calcio. Io non capisco, sì, ci capisco pure molto, non scherziamo, può scrivere quel che pare piace, non me ne frega niente. Non facciamo un grosso dal fondo. Nemmeno più Vendola a Bergamo è stato fatto un cross e il Teramo ha pareggiato con il cross fatto Barbuti. Allora è come le dico io, partite fatte dal Teramo vanno provate altri soluzioni. Allora, siccome mi devo fermare, sì, pubblicità. Francesco, vattene a Pescara. Vado una volta a Pescara, una volta a Teramo. Okay. Teramo non mi caccerà solo il Padre Eterno quando mi mette orizzontale dentro il fornetto. No, sottoterra, chiedo scusa. Ci fermiamo per la pubblicità, poi andiamo a vedere la probabile di domani, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Cominciamo un po' a valutare quella che sarà nelle ultime quattro partite. Abbiamo fatto un cross e un gol, quello che dicevate prima. Avevate ragione, Andrea, avevi centrato in pieno. Guarda caso, abbiamo fatto un cross e abbiamo fatto pure un gol. Sì. Le partite, Masta lo dice, le nostre caratteristiche, noi non siamo la squadra dei palleggiatori, siamo la squadra che cattura palla e riparte, perlomeno ci prova. Tant'è che le partite migliori sono state fatte a Vicenza nel secondo tempo. A Bassano, visto che diceva Francesco, quando a Bassano il Teramo è arrivato 2-3 volte davanti al portiere, sì, divorando con Graziano e Barbuti le palle gol clamorose. E pareggiando quella partita poi alla fine ha battuto il Padova. Quindi voglio dire, in queste partite nelle quali il Teramo ha giocato contro squadre che proponevano gioco, il Teramo recuperando e ripartendo è stato molto più pericoloso. Quando ha giocato in casa con Fermana, Sudtirol, eccetera eccetera, sono arrivati i problemi, perché trovi squadre scorbutiche che non ti concedono campo, che ti aspettano. Il Teramo ha difficoltà a creare gioco perché ha dei limiti un po' strutturali, un po' dovuti alla cattiva forma di alcuni elementi, e bisognerà valutare a dicembre se continuano così, se tenerli o no, perché è vero che il Teramo non può appesantire le proprie casse, però se questi rendono poco li puoi mandare via se si trovano le condizioni, e puoi reinvestire quegli stipendi in altri giocatori che ti possono, certo, rendere di più. Cioè, queste sono valutazioni che a dicembre, ma forse già da ora, Repetto e gli altri dovranno fare. Certo, avete cominciato peggio dell'anno scorso, disfattisti, caro amico, io ti do un consiglio: magari riavvolgi il nastro e considera che l'anno scorso il Teramo si è salvato al play-out dopo aver speso, ok? Quindi spiegali che sono 4, quel 4 significa 4 milioni, significa 4 milioni di euro per salvarsi al play-out con il Lumezzane. Quindi riavvolgi il nastro e probabilmente chi forse criticava una squadra che non dava quello che forse poteva dare non aveva poi sbagliato. Ma poi qui non si sta criticando. Ma a gennaio abbiamo visto tanti esterni e poco budget, non trovate sia vitale uno scambio con qualche società per una punta? Agna, sei bellissimo, un abbraccio Davide. E perché però non parliamo mai del terreno di gioco? Perché facciamo come ci pare. Va bene? Tra l'altro qualche settimana fa, se non vado errata, è stato sottoposto a un controllo FIFA e da quello che so è stato passato anche quest'anno con un buon risultato. Mi ricordo tanti anni fa che Cappellacci lo bagnava, e so da persone molto più esperte di me che i terreni sintetici vanno bagnati per rendere più morbidi. Perfetto, va bene. Tra le righe non stiamo criticando nulla, non stiamo criticando niente. No, anche per l'ultimo messaggio, tra l'altro abbastanza corretto e positivo, stiamo analizzando quello che si vede. Abbiamo detto come premessa, anche perché sennò un'ora facciamo. Bravo, che è la cosa più importante, che il punto con il Sud Tirol è diventato un punto d'oro, che il Teramo
comunque sta ottenendo una serie di risultati, muove la classifica, che è una squadra che sotto molti aspetti è migliorata, che dà garanzie per il futuro. Certo. Tutti aspetti positivi, punto. Dopo mi devo anche preoccupare, perché io di corse nel girone di andata ne ho viste, poi però quella stessa squadra nel girone di ritorno è scalata. Poi succede come nel campionato 91-92, così come è successo l'anno scorso, che facciamo i play-out e retrocediamo, se lo ricordano? No, vabbè, 91-92, no! No, non tiriamo fuori un'apocalisse sportiva. No, non sto tirando l'apocalisse sportiva. Che immagino da casa. Non sto tirando l'apocalisse sportiva. Meno male che non hai l'inquadratura intera. Meno male che non hai anche tu l'inquadratura intera. No, io sono seduto tranquillo. Scherzo. No, per dire che oggi ci sono segnali positivi, però ci sono anche segnali negativi che vanno analizzati e che bisogna trovare il modo per fare qualche gol in più. Semplicemente questo, che è un dato di fatto inoppugnabile, no? Che il Teramo, soprattutto nelle ultime partite, non ha reso come aveva reso magari in precedenza. Se poi uno lo vede diversamente, io rispetto tutti. Certo, ma ci mancherebbe, E chi fa, mica li vuoi convincere. Ania, la probabile di domani la vediamo in grafica con Maurizio, ovviamente 3-5-2. Eccola qua che compare. Ti piace, Francesco, la nostra grafica? Sì. Ok. Ce la spieghi, Ania? Oh la Madonna, di là e di là. No. Allora, la difesa, sì, sì. Esatto, la difesa, vabbè, la difesa ci ha giocato prima di venire a Teramo, scusami. La difesa non verrà toccata, ovviamente, anche perché c'è un elemento da tenere ben di buon occhio, perché è Rashid Arma. Cambierà qualcosa a centrocampo? Cambierà, perché non c'è Varas, anche se è stato convocato e non partirà però dall'inizio, perché non è al meglio come Soumaré, che è stato ugualmente convocato, ma probabilmente verrà. Sbagliata questa grafica, hai visto? Abbiamo sbagliato il centrocampo, completamente sbagliato, non c'è un giocatore nel suo ruolo. Stavo semplicemente chiedendo perché Amadio davanti a De Grazia è un piccolo errore. No, ce n'è più di uno. Ma non lo so dopo che formazione fa e che cosa avete messo voi, mancando Vars non credo che ripresentiano un'altra volta Sales a sinistra. Vabbè, intanto ne parliamo. Dalle indicazioni che abbiamo avuto oggi dalla rifinitura potrebbe essere insomma un De Grazia addirittura esterno dall'altra parte, ovvero dalla parte opposta a Ventola, quindi a sinistra, proprio perché non c'è Varas, almeno dall'inizio. No, Varas non c'è sicuro. Dalle indicazioni, esatto. Convocato, ma è come se non ci fosse. Esatto. E con l'inserimento di Graziano, che è stato ammesso dallo stesso Asta, che partirà titolare per dare maggiore struttura al centrocampo, e quindi di conseguenza mi viene difficile pensare che possa rinunciare a Ilari, perché se mette un giocatore di struttura tiene anche l'altro giocatore di struttura della squadra per il centrocampo. Amadio confermato dopo la buona prestazione ovviamente contro il Sudtirol. In attacco in verità c'è un ballottaggio per due maglie, messo Foggia tra tre persone, però... esatto. Dovrebbe essere... Tu invece non sei tanto d'accordo. Io Foggia, da quello che ho visto nel secondo tempo del Sudtirol, eccola qua. Cambiamento live. L'ho messo titolare io. Fermatevi, De Grazia sulla fascia, che ci entra? Vabbè, comunque, vabbè. Okay. Me va bene. Però Basta che vinciamo, facciamo risultati. Ma va bene tutto, pure se mette calore c'entra avanti e tu l'importa, va bene tutto. Dicevo di Foggia che dovrebbe tornare titolare dopo la buona prestazione comunque nel secondo tempo di domenica. C'è un ballottaggio tra Tulli e Barbuti, secondo me in questo momento però è in vantaggio più Barbuti rispetto a Tulli. Ok, quindi Foggia-Barbuti, ok. Va bene. Poi verrò puntualmente smentita domani. Andrea, rapidamente su questa formazione, insomma, conferma dietro, qualcosa a centrocampo va cambiato, perché Varas non c'è. Rischio di essere impietoso, però se hai un esterno di ruolo... Come Pietrantonio, vai ad allambiccarti il cervello. Varas fuori ruolo, per quanto lui sia giocatore dinamico, che corre, generoso, eccetera. Ti manca Varas, se metti De Grazia, che lì in mezzo ha fatto un po' tutto, regista e mezzala, ora addirittura esterno. E se io fossi Manfredo Pietrantonio, una domanda me la farei.
probabilmente, no? E insomma, questo è un segnale già importante. Poi, venendo anche alle considerazioni fatte in precedenza, Tulli ci si aspetta, regolarmente tradisce queste attese. Quindi probabilmente anche in questo caso mettere dentro la coppia pesante Barbuti-Foggia. Poi Foggia ha detto: io con Barbuti mi trovo bene perché Barbuti un po' più centravanti di me, a me piace svariare, anche se lui non è certo un giocatore da uno contro uno, è un giocatore che svaria ma non è un giocatore che ha il dribbling, che ha il passaggio filtrante, non è un giocatore che ti crea superiorità numerica, però è un generoso e probabilmente insieme a Barbuti può fare una coppia che, se non è il massimo come complementarità, però meglio questa coppia che non una con Tulli che sta giocando in questo modo. Se mai dovesse essere questo, molto velocemente, considerato il passaggio dei due, il passato, scusa, dei due giocatori, molto più logico De Grazia in mezzo dove ha sempre giocato e Ilari sulla fascia o comunque un po' più esterno. Passo dell'esterno. Chissà come starebbe in passato ci ha giocato. A conclusione, per chiarezza, rimangono in ballottaggio comunque lo stesso Pietrantonio e anche Paolucci. Sì. Per il centrocampo. Cioè, questo a completezza ballottaggio De Grazia, Pietrantonio, Graziano, esatto. Paolucci. Ok. Esatto. Chissà come starebbe in questo attacco Mirko Petrella. Ciao Mirko, ben risentito. Ciao, buonasera a tutti. Ben risentito, attaccante della Triestina, ma ci suona un po' strano designarti come attaccante della Triestina, perché insomma tu per 6 anni sei stato a Teramo. Sì, infatti anche qua i primi periodi quando mi chiedevano dove mi trovassi mi veniva sempre da dire Teramo. Poi adesso ho preso un pochino l'abitudine, mi fa strano. Senti Mirko, quanto ti dispiacerà non esserci domani, perché insomma hai subito un infortunio domenica contro il Pordenone e non ci sarai domani nemmeno nella lista dei convocati? Sicuramente tanto, però purtroppo non posso fare niente per cambiare questa cosa. Spero di esserci a Teramo, che sicuramente sarà una sensazione unica, dai. Senti, quali sono le tue condizioni? Per il momento ancora non so, non dovrebbe essere niente di grave, però purtroppo almeno una settimana ci vuole, perché ho un problema, non so se è muscolare, domani dovrei fare l'eco, quindi domani sera si saprà qualcosa di più. Come lo vedi il Teramo in questo campionato? Sicuramente è una squadra che perde pochissimo e quando fai sempre punti, alla fine bene o male, per l'obiettivo prefissato è la cosa migliore. La salvezza chiaramente adesso con l'esclusione del Modena è una cosa molto più semplice. Poi l'ho vista giocare più di una volta, sono stato a Mestre la prima partita, è sicuramente una squadra che può dire la sua anche in zona playoff. Ma perché Mirko Petrella dopo 6 anni è andato via da Teramo? Visto che ci eravamo visti al ritiro al primo giorno dal Fedena. Questa è una bella domanda. Purtroppo ogni tanto ci sono da fare delle scelte e io ho dovuto prendere la mia strada, anche perché l'anno scorso ho avuto tanti problemi e volevo vedere se era una questione di campo. Poi purtroppo qui ho trovato un altro sintetico, quindi le cose non è che sono migliorate più di tanto. Però comunque c'era da fare questa scelta e insieme alla società, in tutta tranquillità, abbiamo deciso che era meglio dividere le strade. Allora, tra un po' ti faccio salutare, se voglio fare delle domande, sia Ania che Andrea, che sono qui in studio con noi insieme a Francesco. Non so se lo vuoi salutare anche tu, Francesco, sicuramente. No, io ti auguro tutto il bene di questo mondo. Vedi di guarire, vedi di fare qualche altra doppietta per il tuo bene. Tanto domani non giochi. E infatti, proprio questo gli stavo dicendo. Oggi, a precisa domanda, abbiamo chiesto ad Asta. Auguri di cuore, perché sei un bravo ragazzo. Abbiamo chiesto ad Antonino Asta, è sempre meglio che Petrella però non ci sia, ha detto sì sì, certamente è meglio che non c'è Petrella. Ania e poi Andrea. Ciao Mirko. Ciao, buonasera. Hai dato qualche consiglio a Sandino per battere il Teramo? Ma qualche consiglio me l'ha chiesto, se servirà a batterlo non lo so, però
Qualcosina mi ha chiesto, sì, se conoscevo i ragazzi, chiaramente li conosco abbastanza bene un po' tutti. Non sapevo le ultime, però a grandi linee gli ho spiegato un po' chi erano i giocatori che sarebbero scesi in campo domani. Andrea? Io saluto Mirko con grande affetto. Ciao Andrea, buonasera. Ciao, ciao Mirko. Io non so se tu sei stato contento di andare via da Teramo, io penso che per te sia stato un bene, perché era il momento di staccarti anche dalla tua terra, perché tu ora fai il calciatore professionista, lo fai da tanti anni, e quindi è giusto che come i tuoi colleghi tu faccia esperienze e che ti costruisca la carriera anche altrove, perché al Teramo hai dato, secondo me potevi dare di più, sei stato limitato dagli infortuni, quello è stato il tuo grande cruccio. E quindi io ti chiedo, senza questi maledetti infortuni, dove saresti potuto arrivare, anche se sei ancora relativamente giovane, e poi se effettivamente anche tu ti senti ulteriormente maturato per via di questa esperienza che stai facendo in una piazza importante, e quando tu fai cose importanti tipo la prestazione di Vicenza c'è anche un notevole risalto, forse anche più di quanto tu fossi rimasto a Teramo. Quindi ti chiedo questo, su questi infortuni maledetti che ti forse stanno limitando, e poi se effettivamente ritieni di essere più maturato. Sì, purtroppo nel calcio, come sai meglio di me, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Purtroppo questa, purtroppo, per fortuna diciamo, perché comunque alla fine... ho 24 anni, ho già fatto 6 anni tra i professionisti, spero di farne tante altri e non so dove mi porterà. Sicuramente l'esperienza di Trieste servirà a farmi crescere ancora di più. Teramo mi ha dato tanto, come spero di aver dato io tanto a Teramo, però era arrivato un punto dove bisognava per forza cercare altri stimoli e vedere se questo salto verso altre categorie si poteva fare in un altro posto, se non posso farlo, diciamo. Mirko, era se restavi in Abruzzo altro... o continuavi a Teramo o dovevi tornare in Serie D. A mio avviso tu hai creato i presupposti per un'ulteriore ascesa nella tua carriera, e spero che vada così. E questo è il mio augurio. Speriamo, questo diciamo è l'anno X dove tutto quello che ho fatto mi porterà a fare il salto, oppure rimarrò sempre nel limbo e vedremo cosa succederà. Grazie Mirko per essere stato con noi, ovviamente guarisci presto, ti auguriamo una pronta guarigione, ti aspettiamo alla gara di ritorno. Buona serata a tutti e un saluto ai tifosi del Teramo. Ciao, grazie a Mirko. Ciao. Petrella, grazie. Ciao. Che dunque Ania non ci sarà, vediamo la probabile invece da Triestina, questo non l'abbiamo messo in grafica, quindi il primo colpo lo prenderemo sicuro, Francesco. Eccolo qua. Boccanera in porta, difesa a 4, Troiani e Pizzul sulle fasce, che non è Bruno, caro Andrea, Elasni e Kodromaz. Non lo so, potrebbe essere il nipote perché è un 99. Elasni e Kodromaz, i due centrali di difesa. Poi Porcari in mezzo al campo, le due mezziali Meduri a quadro, e poi in mezzo all'attacco Rashid Darmà, Bariti a sinistra, Bracaletti a destra. Ci sono delle defezioni, non solo Petrella. Ci sono delle defezioni, ci sono giocatori in dubbio come lo stesso Bariti che dovrebbe partire titolare. Anche però, Porcari. Però non sta benissimo, esatto, anche Porcari, anche Menzano sta benissimo, insomma... È una Grillo anche. A Grillo, sì, Grillo. È out. Ci sono delle defezioni, degli acciaccati. È una squadra come il Teramo che reduce da una lunga striscia di risultati utili, 6 per la Triestina, però 3 vittorie per gli alabardati, a differenza del Teramo che ha racimolato finora solo una vittoria in questa lunga striscia utile. È una squadra che ha avuto un inizio un po' titubante, mi ricordo che ne parlavamo, insomma è una squadra ripescata dalla Serie D, però la società non ha lesinato impegni e sforzi economici, anche da quello che si vede per quanto riguarda Sandino i nomi in rosa. Panchina, esatto. Una rosa del genere. Di conseguenza, dopo un inizio un po' così, nelle ultime gare effettivamente sembra che abbia trovato una certa quadratura e che sia un po'...
che sia riuscita a dare quel brio in più alla classifica e alla squadra stessa per cercare di essere comunque una formazione protagonista che la società ha pensato fin dall'inizio, ecco. Vediamo se è d'accordo con la tua descrizione Giuseppe Daniello, il secondo collegamento della serata. Buonasera direttore, ben risentito. Buonasera a tutti voi, piacere mio di sentirvi. Un piacere nostro, è d'accordo con la descrizione che ha fatto Ania, insomma, della... Buonasera direttore. Sì, buonasera Ania, d'accordissimo. Sì, all'inizio noi come vera società neopromossa abbiamo un po' pagato lo scotto, anche se la prima partita vera, perché la prima giornata abbiamo riposato, la seconda con la Reggiana, è stato insomma un approccio così, subito abbiamo subito gol, poi l'abbiamo pareggiato, poi abbiamo rischiato anche di vincerla. Poi come società neopromossa, ripeto, abbiamo subito un po' lo scotto iniziale, dopodiché poi ci siamo ripresi e spero che il risultato ultimo di Pordenone sia il viatico di una lunga serie. Peraltro questo risultato, direttore, è arrivato in un campo, quello di Pordenone, che non era molto differente da quello su cui ha giocato il Teramo, insomma una specie di pantano domenica avete giocato. Sì, è stata veramente una partita dura, una partita maschia, importante innanzitutto per i tifosi, perché Pordenone insieme a Vicenza è uno dei due derby, lo sarà anche col Padova, un po' i derby del Triveneto. È stata una partita maschera, una partita vera su un campo ai limiti della praticabilità, e anche lì è iniziata male la partita per noi. Dopo due minuti abbiamo subito lo svantaggio, però poi abbiamo reagito da gruppo vero, da squadra vera. Andrea, volevi fare una domanda al direttore? Sì, buonasera direttore. Com'è fare calcio a Trieste, tenuto conto che questa società ha avuto un grande passato e ora sta cercando di tornare a certi livelli? Ah, buonasera Andrea innanzitutto. Sì, come per le grandi piazze della categoria, ma anche io penso che Trieste sarebbe una grande piazza anche in Serie B, è sempre difficile perché ovviamente c'è una cornice di pubblico esigente, una piazza che in passato ha fatto delle categorie importanti. Solo per lo stadio noi vediamo, ecco, le squadre che vengono a giocare a Trieste si esaltano, perché giocare in uno stadio del genere esalterebbe chiunque, e quindi è sempre, ecco, difficile per noi fare dei risultati, specialmente in casa dove, ecco, ultimamente abbiamo un po' balbettato proprio per questo motivo. È una piazza esigente, però allo stesso tempo una piazza insomma, che fa venire grandi stimoli. Io ricordo l'anno scorso in partite di campionato di Serie D abbiamo avuto una media di quasi 5.000 spettatori, abbiamo sfiorato la media di 7.000 nel big match col Mestre, quindi da un lato da insomma, una forte responsabilità, ma dall'altro lato carica tantissimo. Direttore, quando dovesse incontrare il presidente Campitelli, come appunto ci saranno baci, abbracci o cos'altro? Ma sì, io col presidente Campitelli ho avuto e ho anche nell'anno scorso, insomma, l'ho sentito diverse volte. Quest'anno, pur per l'occasione della trattativa per Petrella, l'ho sentito volentieri, lo abbraccerò volentieri, perché comunque insomma è stata per me un'annata, anche se, ecco, venivo in un ambiente che era un po' stravolto da quell'episodio purtroppo negativo della mancata promozione in Serie B, e quindi ho trovato un po' un ambiente depresso, quindi abbiamo dovuto un po' combattere controcorrente con la delusione che era inevitabile. Però insomma, ripeto, trovo volentieri, ritrovo una persona squisita che con me, insomma, si è sempre comportato bene nel calcio. Poi sappiamo insomma che le vicende sono sempre diverse, tante, hanno diverse sfumature, insomma. Direttore, grazie per questo intervento, grazie anche a lei, ovviamente in bocca al lupo per la partita di domani. Ci perdonerà se noi ovviamente da abruzzesi non faremo proprio il tifo per la Triestina, ecco, domani. Assolutamente, grazie a voi, in bocca al lupo al Teramo e un abbraccio. Grazie al direttore Giuseppe Daniello. Siamo quasi in chiusura, però Andrea, ti faccio rapidamente. Francesco, hai perfettamente ragione. Rivediamo le due formazioni, Andrea. Magari anche graficamente, prima partiamo dal Teramo, dove con chi la può vincere? Asta ha detto ci aspettiamo che Giacomo Tulli faccia il salto di qualità. Dove si vince la partita? Con chi la può vincere? Con quale pedina di questi la può vincere? Beh, Tulli è un giocatore da quelle partite, da quegli stadi.
Io penso che lui abbia la tecnica e la personalità per potersi esprimere a quei livelli. Non sono certo che possa partire titolare, però io spero che questo stadio, il Nereo Rocco, possa dargli quella scintilla per fare la differenza, perché lo vedo come un giocatore che in un campo del genere, in una partita del genere, può effettivamente fare la differenza, e spero che poi la possa fare anche per le partite a venire. Ani e Francesco, credete alla possibilità di un 2 in schedina? Sì o no? Sì. Sì. Okay. E mi aspetto molto, mi aspetto prima o poi la giocata vincente da parte di De Grazia, che tecnicamente forse è il giocatore che fino a oggi, tra quelli attesi, Tulli, Bacio Terracini e tutto il resto, è quello che ha brillato di più. Vediamo il turno di domani di campionato, con l'ausilio della grafica, la scansione cronologica: 14:30 Feralpi Salofermana, Reggiana Pordenone, San Benedettese Sud Tirol. Il Sud Tirol è rimasto qui, peraltro, ha fatto una vacanza tutta abruzzese. Triestina Teramo 14:30, Modena Bassano non si giocherà ovviamente, e alle 18:30 al Barbetti di Gubbio c'è Gubbio Ravenna, e poi in serata Fano Sant'Arcangelo, Padova Mestre, Vicenza Renate, riposa l'Albino Leffe. Tra l'altro domani Moriero si gioca la panchina contro il Sud Tirol proprio. Moriero contro Zanetti. Esatto. Quindi se il Sud Tirol continua a non prendere tiri in porta, Moriero salta. Vedremo. Vedremo. Peraltro, poi domenica ci sarà Teramo Gubbio, io ne approfitto, intanto saluto Francesco Di Francesco, grazie Francesco per essere stato con noi, grazie a Dania Cantagalli, ciao Dania, grazie a voi, grazie. Grazie a Andrea Costantini, ciao, buonasera a tutti. Vi ricordo, visto che ci sono sia Ania che Andrea, che domenica poi il campionato di Serie C torna in campo, alle 18:30 ci sarà Teramo Gubbio, e noi ci apprestiamo ad una super domenica, ovviamente seguendo la serie di prima, alle 18:30 Teramo Gubbio e poi alle 20:30 Bari Pescara. Dunque, per gli appassionati del Teramo, Maurizio Daguì è già pronto e vedrà lo spettacolo. No, no, ma Maurizio Daguì ha già la brandina in regia per fare il lungo pomeriggio in nostra compagnia. E la sera, e anche la sera. E anche la sera. Graziella. È grazioso anche. È Graziano, ex giocatore, che vediamo se gioca domani. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buonanotte.